È sicuramente una delle fasi peggiori, una delle fasi più difficili del mercato delle criptovalute, ragazzi, perché sicuramente tra i vari bear market che abbiamo vissuto, questo è quello più terribile. Ma ci sta perché il mercato delle criptovalute affronta due problemi insieme. Uno, il suo naturale bear market dopo il ciclo della bull run dei 4 anni, ma affronta anche il problema del rialzo dei tassi di interesse imponente, importante, della questione inflattiva che sta scioccando tutti i mercati, a prescindere da quelli delle criptovalute. Qua è una combo gigantesca, una combo che deve essere affrontata da questo mercato, e quello che resterà sarà certamente più forte di prima, avrà passato una nuova fase, una fase che è sicuramente, ragazzi, la più importante per un asset finanziario, cioè superare i momenti di crisi non solo legati all'asset stesso, in questo caso Bitcoin, ma legati all'intero sistema economico. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, analisi grafica oggi, analisi di quelli che sono i grafici importanti, soprattutto uno che è un grafico sul quale sto riflettendo da un po' di tempo, in quanto, ragazzi, un utente dell'Academy mi ha portato questa idea in testa, quindi mi ha messo la pulce nell'orecchio di andare a controllare quello che era il grafico di Bitcoin contro il dollaro, però del future CME, cioè quello regolamentato quotato sul CME, ragazzi, quello che sono i future che seguono gli istituzionali che sono chiusi sabato e domenica. Perché? Perché la correlazione tra Bitcoin e i mercati classici è diventata fortissima negli ultimi 6 mesi, l'abbiamo visto. E questo cambia un po' il ruolo del future. Precedentemente il future non aveva tanto motivo di essere guardato, per una questione legata ai volumi. Adesso ha anche un po' più senso, soprattutto da un punto di vista ciclico, perché in pratica pulisce meglio il grafico da quelle che sono le giornate di sabato e domenica, che sembrano non correlate. Avete visto quello che è successo sabato e domenica scorsa con il flash crash di Bitcoin, dovuto a diversi motivi, perché c'è stata una maxi liquidazione di 24.000, mi pare, Bitcoin da parte di un fondo, perché liquidati durante il weekend, ragazzi. Ancora una volta, queste cose un po' strane, liquidate durante il weekend dove non c'è liquidità, per quale motivo? Sembra tutto organizzato, fatto apposta per far crashare questo mercato, fargli toccare dei livelli chiave e creare la tempesta perfetta. Perché anche se i mercati rimbalzano oggi, ragazzi, possiamo vedere che in realtà questo è un rimbalzo pericoloso come tutti gli altri, cioè è il famoso rimbalzo non del gatto morto, della presa di respiro. È veramente, siamo in una situazione difficilissima. Addirittura Arthur Hayes, ragazzi, ha tirato fuori dal cilindro una nuova analisi dopo quella che avevamo visto, che ci ha azzeccato, diciamo, alla perfezione. Ne avevamo analizzata il fatto che fosse assolutamente corretta. Infatti, la questione legata alla crisi di liquidità ha seguito per filo e per segno quello che abbiamo detto in quel video di ormai 2 o 3 mesi fa, ragazzi. Però ne tira fuori un'altra dicendo che verso la fine del mese, ai primi di luglio, questa tempesta perfetta potrebbe portare ad una feroce e molto veloce fase ribassista per Bitcoin. Cosa fare, cosa non fare? Ethereum, Nasdaq, total market cap della DeFi e il nuovo grafico sulla CME di Bitcoin che pulisce la struttura ciclica. Allora ci spostiamo sui grafici, ragazzi, ma prima di andare avanti io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché mi sostenete ovviamente, e nei momenti di grande difficoltà mi date una mano ancora di più anche a livello emotivo a stare qui sul canale a fare i video, ragazzi. Quindi su con i pollici e con l'iscrizione al canale, perché vi assicuro che anche per noi fare queste questioni, questi video in queste fasi concitate, veramente è un colpo al cuore sempre parlarvi di certe cose. Va bene, allora andiamo direttamente al grafico di Bitcoin. Vediamo, intanto questa è la questione per oggi, l'analisi ciclica la facciamo sul grafico del CME. Vi faccio vedere il nostro classico grafico con la chiusura del ciclo mensile, che probabilmente dovrebbe essere o potrebbe essere avvenuta anche nella giornata del 18 di giugno, giornata che ha attaccato un minimo a 17,5 e 92. Adesso andiamo a inserire, abbiamo visto come il flash crash dovuto all'abbandono dell'ultimo supporto chiave, cioè i 29.000-30.000
ha dato il via al veramente profondo rosso, proprio perché in sostanza, ragazzi, non c'era nulla come supporto, perché la precedente bull run aveva creato solo uno spike rialzista su quei livelli, quindi fino ai massimi della bolla del 2017 non c'era più nulla, e infatti il mercato si è fermato lì. Il problema, ragazzi, è che il vero supporto più rilevante è in questo punto qui, cioè quello famosissimo del mio video del 2020, dove sono andato a prendere uno dei miei ultimi acquisti Bitcoin tantissimo tempo prima della bolla, cioè $11,000, ragazzi, $11,000, che era il vero punto che ha innescato la bolla, e lo vedete anche qui, dall'inizio di questa fase post pandemia, questo è stato il punto che ha innescato la bolla. Fino a qui eravamo nel grafico precedente, nulla vieta addirittura a Bitcoin di fare una cosa del genere, che sarebbe scioccante per i mercati, è sicuramente il più grande ribasso delle criptovalute di sempre da un punto di vista di chiusura di questo ciclo di bear market, è assolutamente in un contesto dove Bitcoin ha assunto una funzione comunque di asset, una cosa del genere era completamente inattesa, inutile far finta di niente, ragazzi, la situazione non è come le precedenti, altrimenti ci saremmo già dovuti fermare. Ora, se siamo arrivati ai famosi 17, che poi erano 16,8, 17,5, e funziona, che tutto finisce qui, ci mettiamo una pezza sopra, ragazzi, e va bene, abbiamo fatto uno bear market fortissimo, molto potente, molto di più delle attese, però comunque in linea con i precedenti. Sotto questi livelli non siamo più in linea con i precedenti, tant'è vero che anche sullo stock to flow di Plan B abbiamo sfatato totalmente la parte bassa comprensiva della deviazione standard, quindi della parte di volatilità, perciò è totalmente invalidato anche lo stock to flow come modello scientifico, quindi tutto quello che era stato creato con il modello quantitativo dello stock to flow non è più valido, è stato invalidato da questo bear market. Vi fa comprendere l'importanza e l'imponenza della forza di questo bear market, che non ha nulla a che vedere con i precedenti, proprio perché è collegato alla questione della fuoriuscita della liquidità e della chiusura da parte della BCE, quindi di un nuovo mondo. Cosa resisterà lo vedremo alla fine dei giochi, ovviamente nessuno può avere la palla di vetro, probabilmente Bitcoin resisterà a una cosa del genere, ma il problema è dove lo vedremo, dove sarà, quando finirà il tutto e quanto tempo ci vorrà eventualmente a riprendere un nuovo trend al rialzo. Dal punto di vista di analisi ciclica, la situazione è in attesa della chiusura del ciclo mensile, che ragazzi dovrebbe chiudere a momenti, perché anche volendo il precedente minimo, che a questo punto potrebbe essere anche quello giusto della fase del 27 maggio, poi chiuderebbe intorno appunto alla fine del mese di giugno, per dare via un rialzo. Allora, se questo rialzo nei prossimi giorni dovesse continuare, questa barra che è stata la prima consistente dal livello daily dopo il disastro della settimana scorsa, una delle peggiori settimane mai fatte da Bitcoin in pratica negli ultimi 2 anni, se non erro, ragazzi, anzi lo facciamo anche visivamente, abbiamo perso il 22% con un'oscillazione all'interno della singola settimana del 34%. È vero che durante il Covid aveva fatto meno 40 in un giorno, però qui non eravamo col Covid, ragazzi, quindi non era una pandemia, non è un evento eccezionale, questo è un crash bello e buono di enorme proporzione. Come sempre, ragazzi, non c'è nessuna inversione di trend neanche di breve periodo, questo è la famosa rondine che non fa primavera. Abbiamo anche abbandonato dei livelli di possibile rimbalzo accettabili, perché il primo è solo sopra 24, scusatemi, è qui, e poi deve breccare le due medie e riportarsi al di sopra di questi livelli. Quindi qua ragazzi, solo analisi ciclica può in questo momento darci qualche indicazione, analisi tecnica è profondo rosso, full bear market, non c'è niente da fare, quindi bisogna attendere probabilmente qualche giorno, settimane di rimbalzo per capire se a livello di analisi tecnica il mercato possa dare un segnale di nuova forza.
Fin tanto, io so che molti di voi pensano, l'analisi tecnica non segue. L'analisi tecnica la seguono tutti i ragazzi, anche gli istituzionali seguono l'analisi tecnica, è il motivo per il quale quando il supporto viene breccato assistete a questi crash enormi e anche gli istituzionali che non seguono o non fanno operazioni sull'analisi tecnica aspettano perché se vedono che c'è stato un breakout di un livello di supporto e sanno per il principio riflessivo che tantissimi investitori seguono quel tipo di logica, non vanno a comprare un breakout di un supporto, ragazzi. Aspettano perché sanno che comprano meglio. Quindi, anche se le decisioni finali vengono prese magari su altri tipi di parametri per gli istituzionali, si guarda sempre l'analisi tecnica. Quindi, non vi pensate che si esenti da questi concetti solo perché l'avete sentito dire in giro. Non è assolutamente così. Perché appunto, come vi dicevo, anche gli istituzionali, se vedono un segnale negativo, attendono perché dicono io posso comprare meglio, quindi attendono. Magari vogliono comprare, però dicono aspetto. Quindi fin tanto che l'analisi tecnica non ritorna in trend accettabile, non c'è questa spinta. Poi magari dopo, quando si vede che il mercato ha toccato un livello accettabile, allora magari gli istituzionali dicono il prezzo, dai. Adesso magari è buono, qualcosina la compriamo, iniziano a creare il tappeto di domanda che manca in questo momento ai mercati, perché c'è veramente uno spauracchio colossale. Ma prima di allora non ce n'è. Andiamo a vedere l'analisi ciclica, come vi spiegavo, quella del CME, poi vediamo Ethereum, perché solo l'analisi ciclica ci può dare una mezza indicazione di una fase che va a concludersi, perché da un punto di vista di prezzo è profondo rosso, ragazzi. Quindi mi dispiace essere così brusco, lo sapete che no, non mi piace per niente, soprattutto so che non viene apprezzato il fatto di essere brusco, però questa è questi sono i dati e questo io vi dico perché io leggo i dati, ragazzi, al di là di quelle che sono le situazioni. Allora, grafico del CME, come vedete, è un pochino diverso rispetto a quello standard che abbiamo visto prima, perché mancano i sabati e le domeniche, soprattutto ci sono i gap. Quindi, intanto abbiamo un super gap qui. I gap sono i buchi che si vanno a creare quando il mercato resta chiuso perché l'opening è avvenuto a più bassa. Quindi, solitamente il mercato colma i gap. Quindi, la possibilità di ritornare magari anche per il CME a colmare questo gap è possibile. Quindi, ci può stare, ragazzi, anche perché dovesse iniziare, diciamo, il famoso. Una famosa fase, insomma, lo può fare, però ce n'è anche un altro che è qua sopra, eccolo qui, non lo trovavo più. Guardatelo qui dov'è? Questo è un altro gappettino. Allora, la teoria dei gap ci sta su Bitcoin, non tantissimo, perché comunque non è proprio questo il mercato regolamentato. Quindi usiamo il CME in ogni caso per andare a fare una serie di calcoli, però io sulla storia dei gap ancora mi riservo il diritto di pensare che siano fesserie sul mercato cripto, però insomma valutiamoli comunque, insomma, in un modo o nell'altro. Allora andiamo a fare un calcolo invece di analisi ciclica, che poi è quella che ci interessa. Guardando quelle che sono le chiusure del mercato, quindi con la linea il 20 di luglio è iniziato il nuovo ciclo annuale, ciclo terribile, ribassista, che però ha fatto anche il massimo storico di Bitcoin in questa prima fase, dopodiché il mercato è andato a chiudere un semestrale probabilmente qui intorno al 31 di gennaio e poi è collassato con il breakout dei minimi proprio di questo ciclo semestrale, che è questo qui, ragazzi. 191 giorni, è un po' diverso, appunto, come vi dicevo, rispetto a quello standard che abbiamo visto. Il che significa che probabilmente andremo con un 200 giorni verso la fine o metà del mese di agosto a chiudere questo ciclo annuale e ve lo ripeto per la 74esima volta, se non chiude il ciclo annuale, non cambia il trend veramente per un tot di tempo. Cambierà o potrebbe cambiare per un paio di settimane, ragazzi, ma non nel medio periodo. Solo la chiusura del ciclo annuale e l'inizio di un nuovo ciclo annuale può cambiare per qualche mese il trend dei mercati cripto. Fino ad allora non ce n'è e anche dopo l'avvio del nuovo ciclo annuale di Bitcoin bisognerà vedere se quel ciclo annuale è rialzista o no, perché se dovesse essere ribassista ulteriormente sarà un disastro. Quindi questo va analizzato, questo è il discorso che va analizzato. Quindi attenzione, riducete la volatilità. Come vi dico da buon padre di famiglia da mesi, 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 mesi e mesi sul vostro portafoglio, va bene?
Allora, andiamo a vedere la questione invece legata a questa struttura proprio per analizzare se siamo vicini a un'eventuale fase di rimbalzicchio, quantomeno per la struttura di Bitcoin. Questi cicli solitamente sembra che Bitcoin li abbia disegnati un po' random anche su questo grafico, però sono più puliti perché per esempio abbiamo delle strutture da in tutto, vabbè, qui sono 43 circa e giorni compresi i sabati, ma sono barre, sono di meno ovviamente ragazzi, perché qui il calcolo vi dice 105 giorni, ma in realtà sono 73 barre perché ci sono i sabati e le domeniche. Quindi questo sembrerebbe una metà del semestrale e che sembra appunto che dal minimo del 12 maggio, quindi con la chiusura minima del 12 maggio, sia iniziato un nuovo ciclo trimestrale di 90 giorni almeno, diciamo 95, lo mettiamo qui, che sia totalmente ribassista, appunto il trimestrale ribassista, che noi a dire la verità ragazzi attendevamo arrivasse quantomeno intorno ai 38, invece niente, proprio per la forza ribassista. Ora cosa succede? Che questo trimestrale probabilmente sta andando in chiusura di una prima fase. Ora, qui siamo intorno a 36 giorni veri, 25-27 barre, se li valutiamo, quindi potrebbe avere una forma di natura ternaria questo trimestrale, fare 1, 2 e 3. Se così fosse, da qui rimbalziamo un pochettino proprio per l'inizio del nuovo ciclo mensile di Bitcoin, che invece non sembra più disegnare negli ultimi periodi, perché negli ultimi periodi la struttura di questo trimestrale, per esempio, è stata un po' ambivalente, perché ha fatto dei cicli così, poi uno ternario in questo modo e uno ternario così. Quindi è stato un po', vedete, rumoroso, quindi difficile da andare a strutturare, però un pochettino li ha disegnati ragazzi, se non che vedete questo mensile era praticamente inesistente la parte rialzista, non l'abbiamo neanche vista, più o meno come questo, perché questo mensile se dovesse chiudere non abbiamo visto la parte rialzista. Ora, dovesse iniziare a fare una cosettina del genere da qui in poi ragazzi, probabilmente ha chiuso il mensile. Poi cosa succede? Se brecca giù verso i primi di luglio succede un disastro, perché poi fa una cosa del genere, poi rifà una roba del genere e poi ci va a chiudere il ciclo annuale. Allora, questo è il motivo, è il problema di fondo. Ora ragazzi, inizierà questo nuovo mensile, perché poi può fare delle anomalie, perché siamo nella fase finale dell'annuale e siamo già a ribasso. Questo significa che non c'è scampo e non si può iniziare un nuovo ciclo rialzista, visto che è stato tutto breccato a ribasso, e fin tanto che non inizia un ciclo maggiore ragazzi per teoria ciclica, ecco perché i mercati prendono ogni rialzo e vanno short, perché non c'è soluzione a questo problema. Il mercato deve chiudere questa fase, abbiamo solo una possibilità: respirare, cioè far sì che il successivo eventuale ciclo mensile di Bitcoin non vada a disegnare questo disastro ragazzi, questo è il discorso, cioè ma vada a fare una barra di congestione con una leggera fase rialzista e perda tempo, più tempo possibile, perdere tempo, 1-2 mesi, perdere tempo ragazzi, è questa la vera arma. Non vi aspettate rialzi abnormi, se lo fa è la parte iniziale del mensile, poi si vede, magari tronca l'annuale, non lo so, fa un'anomalia, quello poi ne prenderemo atto, saremo felici da quel punto di vista, ma non c'è nessuna soluzione per il mercato di ripresa vera al rialzo fino a quando questa fase ciclica non è terminata. E vi faccio vedere anche il reale livello di resistenza, che è 31.004, cioè fino a 31.000, se Bitcoin non rientra sopra 31.000 non inverte niente ragazzi, può salire dove vuole fino a 31.000 e non avrà mai invertito il trend di medio periodo. Questo è il senso un po' della questione, quindi al momento quello che mi aspetto è resistenza il più possibile da parte di Bitcoin, ma i grafici non dicono forza. Il mercato è debolissimo e bisogna stare fortemente attenti e proteggersi in tutti i modi da eventuali fasi di ribasso, perché non è finita
solo su Bitcoin, perché c'è anche la questione ETH e tutto quello che ne viene dietro. Siamo in preda al deleveraging, magari ne parliamo in questo momento. Abbiamo visto il blocco di Celsius che sta valutando una serie di ipotesi, tra le quali anche quella di costituirsi come azienda in fallimento e quindi non poter essere aggredita dai creditori, eccetera. Quindi c'è proprio una cosa da constatare, ragazzi. Chi sopravviverà? Quali saranno le SeFi? C'è un deleveraging in corso, addirittura l'ha fatto anche, se non sbaglio, l'hanno fatto anche su Dai Maker, se non sbaglio, ha iniziato a ridurre la possibilità di creare leva proprio per evitare danni collaterali. Quindi questa cosa poi bisogna capire anche cosa succederà se molti istituzionali saranno in procinto di liquidare alcune posizioni, venderanno Bitcoin, quindi questi disastri che vediamo su Bitcoin derivano proprio da questo sistema di deleveraging, ragazzi. Questo è il allora, da quando io sono nelle cripto, secondo me il bear market più istruttivo, ma anche il peggiore che ho visto, ragazzi, perché non è assolutamente come i precedenti, che erano invece dovuti solo al mercato Bitcoin. Questo invece è dovuto a tanti fattori, e sappiamo bene che i fattori nel mercato classico regolamentato non sono ancora terminati, quindi c'è bisogno di attendere, va bene? Allora, da qui in poi, da questa zona in poi, agosto-settembre, parleremo poi eventualmente di un'eventuale fase di riposizionamento, creare dei piani d'accumulo, vedere cosa è rimasto in piedi e capire se il prossimo annuale potrebbe essere effettivamente un anno di accumulazione, ripensamento oppure no. Ma prima di allora, almeno sul mio canale, di questa roba non ne sentirete parlare, perché è troppo rischioso, molto semplicemente. E quindi io vado via e non vi ho mai parlato di cose estremamente rischiose. Qui, se ve ne ho parlato, vi ho sempre messo in guardia. Al momento non sono, cioè preferisco che il mercato salga e comprare più alto piuttosto che rischiare in questo momento, ragazzi, e credo che lo stesso pensiero ce l'abbiano tutti quanti. Vi faccio vedere il grafico contro Ethereum, anche di Bitcoin contro Ethereum, anche per farvi capire proprio la questione Ethereum come non è per niente rimasta diciamo terminata, e non è neanche lontanamente finita. Perché, ragazzi? Perché questa 0.055 che il mercato sta cercando di breccare Ethereum BTC, come vedete, sta ancora reggendo, ma è uguale alla questione legata, per esempio, alla a Bitcoin quando ha breccato il livello dei 29.30. Ragazzi, poi crasha pesantemente. Cioè, nel momento in cui questo livello su Bitcoin Ethereum dovesse essere definitivamente breccato dal mercato, in questo momento il mercato cincischia, ragazzi, perché lo ha breccato e ora sta facendo pullback, vedete? Ora, poi c'è una questione ciclica che adesso vi dico, ma qualora dovesse innescarsi la questione che abbiamo visto su Bitcoin qui, quando ha abbandonato poi il supporto dei 29, questo lo vedrete anche qui su Ethereum, la stessa cosa. Cioè avverrà una cosa di boom, diritto, perché qui non abbiamo supporti, l'unico è questo 0.044, che non è neanche un supporto di grande levatura, per il semplice fatto che il mercato l'ha toccato mezza volta e basta. Quindi all'interno, diciamo, di questa struttura il vero livello di supporto è poi 0.035. questo significa che c'è la possibilità, come Arthur Hayes giustamente diceva, magari analizziamo di nuovo quella paper, anche questa volta di fare un meno 35% su Bitcoin. Quindi questo significa che probabilmente assisteremo all'ultimo grande ondata ribassista. Anche questa valutazione, ragazzi, non vi nascondo, potrebbe essere il mio cavallo per proteggere le ultime posizioni hold di Bitcoin rimaste, quelle che non venderò mai in pratica, però magari una protezione costruita con degli short selling corretti proprio su questo cambio la sto valutando, e nelle prossime settimane agirò ovviamente in Academy comunicandolo a tutti. Ma il discorso legato a questo cambio va valutato anche da un punto di vista ciclico, perché sembrerebbe proprio una struttura di ciclo annuale ternario. Anche il ciclo Ethereum BTC ha un ciclo annuale, esiste, ed è questo qua, ragazzi, ed è fatto in questo modo. Quindi potremmo anche essere in questa parte qui, se siamo nella parte centrale, quindi di un nuovo ciclo da 100 e passa giorni
che deve partire, allora potrà respirare per un po' di tempo. Cioè, siamo qui. Ora, a me sembra un po' brevino, perché un altro poco di tempo glielo davo, quindi il vero crash finale io lo vedevo intorno alla prima decade di luglio, e per poi fare il finale definitivo, che è più corto perché dovrebbe essere di Bassisti, fino alla fine di questo ciclo annuale. Poi lo andremo a valutare, perché il ciclo annuale di Ethereum, l'ultimo, è stato da 300 giorni Ethereum contro Bitcoin. Quindi qui stiamo allungando molto, ragazzi. Se io già mi posiziono qui, arrivo a fine agosto, come in effetti dovrebbe essere teoricamente questa struttura. E quindi sarei in una fase un po', ecco, totalmente ribassista, insomma, fatto in questo modo. Però l'idea di fondo potrebbe essere esattamente questa, e quindi continuare su questa falsa riga, ragazzi, con una struttura di un rimbalzo del gatto morto. Perché del gatto morto? Perché qui ha breccato tutti i minimi, quindi questo non può avere vita lunga. E poi il crash finale alla chiusura, sempre verso fine mese di agosto, più o meno metà agosto, come ci siamo detti da gennaio. Queste quanto non sono belle notizie, ma perché il mercato non le dà. Ma in questo tipo di concetti, ragazzi, bisogna essere lungimiranti e pensare a lungo periodo. Questo è il modo giusto di pensare a lungo periodo. Non vuol dire mettervi la testa sotto la sabbia e far finta di niente. Vuol dire congegnare ogni cosa al suo posto prima di un eventuale crash. Quando i giochi sono fatti, come in questo momento, bisogna proteggersi e eliminare il più possibile le influenze del mercato sulla nostra posizione. Per farlo dobbiamo essere liquidi già da tanti mesi. Questo è il problema di fondo, perché il capitale emotivo dell'investitore va preservato. Per preservarlo bisognava essere liquidi da un po' di tempo. Ora, se i giochi sono fatti, ragazzi, magari ne parliamo domani, se facciamo la live, eccetera, ne parliamo. Però ovviamente di queste cose, ragazzi, non si può mettere una pezza. Dopo, ve lo dico in maniera molto chiara, perché in tanti mi chiedete questa cosa: se si poteva fare una cosa del genere, allora il mercato non era cattivello come è invece. Perché se si può agire dopo sul mercato, allora, ragazzi, dov'è il rischio? Non c'è la possibilità di agire dopo. Questo è il vero problema dei mercati. Però bisogna pensare a lungo periodo, cioè a quello che verrà dopo, negli annuali successivi, ragazzi. Lo so che è bruttissimo da vedere una cosa del genere. Ma soprattutto bisogna anche pensare: Bitcoin, resilienza, antifragilità, ce la fai a resistere a una cosa del genere? Perché resistendo a una cosa del genere, parliamoci chiaro, ragazzi, abbiamo visto un po' tutto quelli che sono i problemi di un sistema economico. Perché se regge a uno shock inflattivo, allo shock del petrolio, a una pandemia, a quelli che sono stati i cicli dell'halving, a quelli che sono stati le bank run, a quelli che sono stati i crash di mille exchange, diversi sistemi, la DeFi, Ethereum e tutto l'ambaradam totale, il rialzo dei tassi della Fed, e quello che sarà il futuro, tutti questi problemi, il crash del Nasdaq, abbiamo visto veramente in questi mercati in 10 anni, che sono, insomma, 14 anni, che sono pochi, ragazzi, 13 anni. Abbiamo visto veramente tutto. E allora l'antifragilità di Bitcoin deve uscire fuori ancora una volta. Questo è pensare a lungo periodo, e bisogna vedere. Ce la facciamo? Io credo di sì. Però questa volta ci mettono alle corde, veramente, e ci siamo già. Vediamo cosa succede. Incrociamo le dita. Ciao a tutti e al prossimo video, anzi, domani nella live. Ciao!